Sono gli anni di Via Veneto, di Ayke Nana, la danzatrice turca che si spogliò a Rugantino, spettacolo che adesso lo darebbero anche negli educandati delle suore o a un convegno di casalinghe, di Farouk, delle grandi attrici di Hollywood che si innamoravano dei fusti romani, Linda Darnell e il produttore Peppino Amato, Kim Novak e il marchese Bandini, Ava Gardner e Walter Chiari. Ed ecco il nostro Secchiaroli in azione. Che cosa fece allora? Io non feci niente, io frequentavo Via Veneto, la sera era l'unica spiaggia che c'era illuminata, l'unico pezzo di strada che era illuminato dove c'era della gente, siccome io sono un ottambulo per natura, la sera cominciavo a frequentare Via Veneto. Precedentemente la frequentavo la mattina perché i grandi divi di Hollywood abitavano negli alberghi che stanno intorno a Via Veneto. Poi qualche volta ci capitai di sera e vidi che era piacevole questa strada, c'era della bella gente, belle ragazze, si incontrava della gente, non so... Era frequentata, una sera fotografai Tennessee Williams e la Magnani, una sera Saragat con suo entourage, e poi c'erano quasi dei posti fissi, l'altra volta c'era una novella parigina, una nota pittrice con delle ragazze, per cui per noi giovanotti era un incentivo. E cominciai a portare la macchina fotografica anche la sera e cominciai a fare qualche fotografia. Poi ci rendemmo conto, io e il mio socio Sergio Spinelli, che avevamo una piccola agenzia a Roma Press Photo, che le fotografie ferme venivano pagate molto meno, non venivano più acquistate, avevano bisogno di un certo movimento. E allora così venne istante, cioè notammo che se si coprivano oppure dicevano no, le fotografie si vendevano di più, si guadagnava qualche lira di più, era fatto proprio di pagnotta. E allora cominciamo a fare queste fotografie, cercando di documentare la cosa. Ma gli attori, ecco, questo è il punto, venivano a Via Veneto sapendo che c'erano i fotografi e cercando di farsi fotografare mentre non volevano essere fotografati, mi si perdona il bisticcio di parole. No, era una commedia che recitavate da tutte sì, e due. Sì, era uno scherzo, era un passatempo. Poi Fellini, quel gran mago gay, ha preso questa cronaca che noi oggi vediamo concentrata, ma è diluita in due o tre anni e ne ha fatto quel grosso affresco che è La Dolce Vita.